Si accendono i riflettori a Villa dei Massimi per la sfida tra Grifone e Romulea. Oltre al blasone delle compagini che si affrontano, ci sono anche due tra i tecnici più preparati di questa categoria, quindi lo spettacolo è assicurato. E infatti, dopo appena 9 minuti, la Romulea passa in vantaggio sugli sviluppi di questo calcio di punizione. Lilli calcia, è bravo a respingere Cera, ma ancora il numero 22 sigla il gol dello 0-1. Romulea in vantaggio. Il Grifone però non si abbassa e si rende subito pericoloso con questo colpo di testa di Silvestri, bravo a girare verso la porta, ma Compagnucci blocca. Ancora Grifone, pericoloso, azione un po' rocambolesca, ma arriva a Tavolini che però colpisce solo all'esterno della rete. Poi arriva l'episodio, Tavolini si fa fare fallo da Di Michele, bravo a incrociarsi con il difensore della Romulea. Arriva Silvestri alla battuta, ma Compagnucci è miracoloso parando questo calcio di rigore con la mano sinistra, con la mano di richiamo. Poi è ancora bravo Compagnucci a volare sulla conclusione di Bronzi. Secondo tempo, minuto 3, calcio di rigore ancora per il Grifone con Silvestri, che questa volta lo guadagna, ma la battuta va Banni che incrocia col sinistro, batte Compagnucci che rimane immobile, gara che quindi torna sui binari della parità. Gol del numero 3, uno dei migliori in campo per la squadra di mister Gualdaroni. Grifone pericoloso con il destro di Carbone che però la colpisce d'interno e la palla esce fuori. Risponde la Romulea con Bernabucci e poi con Salvati su questo calcio di punizione, la pennella e Cera però mette la palla sopra la traversa. Una delle ultime occasioni di questa partita ce l'ha Belli, ma Compagnucci in croce sul primo palo chiude molto bene e la partita si chiude con questo sinistro strozzato di Carbone che esce abbondantemente al lato. Finisce così 1-1, una partita veramente divertente.